Cari Rianesi, un aggiornamento sull'evoluzione legata allo sviluppo del coronavirus sul nostro territorio. Purtroppo, in data odierna, l'azienda sanitaria ci ha ufficializzato il decesso di un nostro concittadino che aveva subito la misura della ospedalizzazione perché è affetto da coronavirus. È un giorno molto triste e per questo mi sento, a nome dell'intera amministrazione e della comunità di Rignano, di porgere le mie più sincere condoglianze a tutti i familiari che abbraccio forte nel loro immenso dolore. Il bilancio deve quindi essere aggiornato. Una delle persone che si trovava in isolamento volontario è risultata positiva al test e quindi passano a 3 i casi di isolamento obbligatorio all'interno del nostro territorio. Inoltre permangono 3 persone ospedalizzate con relativo isolamento volontario di tutti i loro familiari. Per non farci mancare niente, oggi è anche scoppiato un incendio nella zona di Riviera, in particolare in Viale delle Terme, ma che fortunatamente è stato prontamente domato dall'intervento dei nostri vigili del fuoco e della protezione civile, che ringrazio di cuore. Stiamo vivendo un tempo particolarmente complesso, un tempo nel quale dobbiamo essere forti e stare vicini, anche se lontani, a chi soffre, un tempo per essere migliori e un tempo per riflettere sulla nostra condizione, per manifestare solidarietà ed empatia, soprattutto nei confronti di chi sta lavorando senza sosta per garantire la nostra salute, a partire dal personale medico a quello infermieristico. È un tempo nel quale noi tutti dobbiamo continuare a rimanere a casa, perché questo virus è subdolo e può essere trasmesso anche da persone asintomatiche. Non dobbiamo andare a fare la spesa ogni giorno, non dobbiamo andare in farmacia ogni giorno. È un tempo per fare tutti assieme uno sforzo. Non dobbiamo vedere i familiari che non vivono con noi, dobbiamo continuare a rimanere isolati e dobbiamo utilizzare eventualmente la tecnologia che oggi consente di rimanere connessi in tempo reale. È un tempo nel quale è vietato abbassare la guardia perché, cari rignanesi, stiamo vivendo all'interno di una tempesta di proporzioni inimmaginabili ed è sicuramente una situazione che non abbiamo scelto noi, ma noi possiamo e dobbiamo scegliere di essere responsabili, soprattutto per le persone alle quali vogliamo bene. Il vostro coraggio è la mia forza e tutti assieme vinceremo anche questa battaglia.